Com'è nata l'idea di questo progetto della Società Veneziana di Concerti? È nata, da una parte da una considerazione che facevo quando ancora negli anni ero socio, venivo qua in teatro e vedevo persone molto avanti con gli anni. E facevo il confronto con quello che è capitato di vedere in teatri, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, dove la popolazione che accede al teatro è molto eterogenea, ci sono parecchi giovani. E quindi da una parte questa considerazione del fatto che in teatro ci vanno persone non più tanto giovani, insomma, ad ascoltare specialmente questo tipo di musica. Di questa cosa ho parlato col maestro Gamba, con Filippo Gamba, in un'occasione assolutamente ludica, e lui in quella circostanza non disse molto, però prese atto di questo desiderio, di questa intenzione, e poi mi presentò un progetto già nell'estate dell'anno scorso, un progetto già, diciamo, vuol dire confezionato benissimo, che è quello, oggi si direbbe format, no, dell'iniziativa, che comprendeva la conferenza introduttiva e il concerto, e in cui i pianisti erano i suoi giovani allievi, insomma, allievi peraltro, insomma, già diplomati, che fanno un corso, diciamo, di livello universitario. Devo dire che ho trovato un consenso entusiastico del sovrintendente della Fenice a questo tipo di iniziativa e l'abbiamo messa in piedi. È stato assolutamente spontaneo e molto semplice, cioè unire, diciamo così, in uno slogan le diversità. Le diversità che sono rappresentate dai pianisti della mia classe e rappresentate dai giovani studenti dei licei veneziani in questo caso, e riuscire a mettere a contatto le due realtà. I giovani che parlano ai giovani, quindi parliamo di generazioni identiche che però fanno cose diverse. E quindi per me era assolutamente interessante far capire o perlomeno avvicinare il giovane studente di un liceo, vedere un suo coetaneo che cosa fa nell'ambito della musica classica e viceversa dare la possibilità ad un giovane pianista di esibirsi in un luogo di questo prestigio con un pianoforte così bello in una situazione professionalmente ad altissimo livello. La cosa che mi ha fatto estremamente piacere è vedere da parte di tutti questi sei pianisti l'entusiasmo nell'aderire al progetto, non tanto al fatto di suonare in sé, ma al progetto, cioè di rivolgere il loro aspetto artistico e professionale ai giovani, ai loro coetanei. Questo è stato vissuto con estremo entusiasmo, con adesione immediata. Grazie, e a nome della Società Veneziana di Concerti della Fenice, benvenuti alla terza rappresentazione, terza conferenza concerto di questo ciclo di sei conferenze concerto. Come vi diceva poc'anzi la dottoressa Bonato, questa iniziativa è nata da SVC e è stata strutturata dal maestro Gamba, che è un pianista di rango internazionale ed insegna a Basilea. Quelli che suonano sono tutti i suoi allievi, che sono già avviati alla carriera concertistica e sono stati scelti apposta perché sono allievi e perché sono giovani. Questa iniziativa poi è stata, ovviamente, come vi diceva la dottoressa Bonato, sostenuta dall'assessorato dell'attività culturale del Comune di Venezia e soprattutto da Fenice, che ha messo a disposizione, come vedete, questa sala magnifica, questo pianoforte altrettanto magnifico. Lo scopo di questa iniziativa è quello di potervi avvicinare alla musica e avvicinarvi nella maniera migliore possibile, cioè musica suonata dal vivo. È una musica che non vi è familiare, speriamo che da oggi in poi vi diventi familiare. Termino ringraziando la Cassa di Risparmio di Venezia, che ha voluto sostenere generosamente dal punto di vista finanziario questa iniziativa, e tutti i vostri docenti che sicuramente qualche fatica l'hanno fatta a portarvi qua. Buon ascolto e buon concerto. Buongiorno e benvenuti. Modest Mussorgsky è forse il più clamoroso caso di alcolismo nella storia della musica, come il ritratto lascia ampiamente intuire. Fu un uomo sfortunato, non formò una famiglia, non ebbe amori, non visse nell'agiatezza, fu malvisto o frainteso dai contemporanei e alla fine il cognac fu la sua unica consolazione. Ma nonostante tutto, fu un uomo arguto, spiritoso, incredibilmente autoironico. Inventò un verbo riflessivo per il suo vizio, cognaccarsi,
E avendo sempre il naso rosso, spiegava che gli si era congelato una volta durante una parata. Ironizzando così in un colpo solo sulla propria condizione di alcolizzato e sui propri svogliati trascorsi militari. Tanto più che «mussor» in russo vuol dire «spazzatura». Il compositore scelse deliberatamente la pronuncia alla russa «mussorski», che esaltava l'assonanza così degradante, rispetto alla pronuncia alla polacca «mussorski», che il fratello maggiore aveva introdotto per far dimenticare quell'imbarazzante etimologia. Soprattutto, Mussorgskij fu sempre tenacemente convinto del valore della propria musica, anche quando i colleghi musicisti e perfino gli amici musicisti dicevano di lui che era un idiota. E è naturale che da un certo momento in poi Mussorgskij abbia lasciato perdere i musicisti per fare amicizia con i poeti, i pittori, gli architetti. Uno di questi fu Victor Hartmann, che però morì improvvisamente nel 1873, alla fine di luglio. Mussorgskij fu letteralmente sconvolto da questa perdita così dolorosa e inaspettata. Nei primi mesi del 1874, il critico d'arte Vladimir Stasov organizza nella Sala degli Artisti a San Pietroburgo una mostra per commemorare la figura e l'opera di Victor Hartmann, con tutti i disegni, le tele, gli acquerelli che riesce a radunare. Non sappiamo se e quando Mussorgskij abbia visitato questa mostra. Sappiamo però, per certo, perché ce lo dice il compositore stesso, che la suite per pianoforte Quadri di un'esposizione, o per meglio dire Quadri da un'esposizione, fu completata in 20 giorni, dal 2 al 22 giugno 1874. Un mese dopo, a luglio, quindi nel primo anniversario della morte di Hartmann, Mussorgskij scrive a chiare lettere sulla prima pagina dell'autografo «per la pubblicazione». Ora, la scritta «per la pubblicazione» è un fatto tanto più notevole considerando che nessun editore si era ancora interessato ai quadri di un'esposizione. I quadri apparvero a stampa soltanto 5 anni dopo la morte di Mussorgskij, nel 1886, con le correzioni di un vecchio compagno di studi diventato compositore accademico, il guardia marina Nikolaj Rimskij-Korsakov, e furono relegati tra le curiosità pianistiche fino alla sontuosa orchestrazione di Ravel, che nel 1922 richiamò l'attenzione internazionale sul compositore russo Modest Mussorgskij. Mussorgskij illustra 10 quadri di Hartmann. Hartmann che non è un pittore, ma un architetto. E i quadri non sono propriamente quadri, ma per lo più disegni, bozzetti, schizzi. Mussorgskij non si limita a tradurli in musica, li finisce, li completa. I bozzetti diventano quadri grazie a Mussorgskij, che letteralmente li trasfigura grazie a una musica di inaudita potenza rappresentativa. Insomma, forzando un po' la conclusione, i quadri di Hartmann non esistono. Esistono i quadri di un'esposizione di Modest Mussorgskij. Mussorgskij trasforma in oro e non in Hartmann tutto ciò che tocca. Per un capriccio della sorte, molti dei disegni di Hartmann sono andati perduti, quindi davvero non esistono più. E il ricordo dei quadri perduti vive praticamente solo grazie alla musica di Mussorgskij. Anzi, è probabile che senza il genio di Mussorgskij, il nome stesso di Hartmann sarebbe scivolato nell'oblio. Da quale pezzo partire per avvicinarsi alla musica classica? Qualcosa di facile facile per chi proprio non sa niente. Andrea Battistoni, giovanissimo direttore d'orchestra, ha da poco pubblicato un libro e lo ha intitolato «Non è musica per vecchi». Comincia così. Il termine musica classica odora di museo, evoca corridoi interminabili pieni di statue grigiastre. Poi però consiglia come brano per avvicinarsi alla classica
proprio i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, cioè una musica che proprio evocando i corridoi di un museo è sfuggita al grigiore e alla polvere. Il segreto del successo di questi quadri di un'esposizione, il segreto per cui si può scommettere su questi quadri, voglio vedere se non ti piace neanche questo, il segreto sta in due cose molto semplici. La prima è che questa musica ha un titolo. Un titolo che per giunta rimanda alle arti figurative, dunque alla vista e non all'udito. E sappiamo che l'occhio fa meno fatica dell'orecchio. Ecco perché le ninfee di Monet e i girasoli di Van Gogh sono più popolari dei Lieder di Schubert, in Italia almeno. Anzi, ogni quadro ha un suo proprio titolo. Anche se i quadri, cioè le opere a cui la musica fa riferimento, sono tutt'altro che famosi e in qualche caso nemmeno più disponibili, nemmeno più esponibili in mostra, perché sono andati perduti. Insomma, il primo motivo della popolarità di questa musica è il fatto di suggerire delle immagini, in modo che l'udito possa orientarsi o impigrirsi a seconda dei punti di vista. La seconda cosa è la presenza ricorrente e unificante della promenade, la passeggiata del visitatore come intermezzo tra un quadro e l'altro. Questo è il filo di Arianna che guida il visitatore nel labirinto dei corridoi, un tema che ritorna 5 volte, come intermezzo in 5 variazioni diverse e che a un certo punto viene addirittura metabolizzato, per così dire, all'interno di 2 quadri. Un quadro, per così dire, sotterraneo, mortifero, con mortuis in lingua mortua, come scrive Mussorgsky nel suo latino improbabile, quasi maccheronico, ecco, cercate di non imitarlo, dove la passeggiata diventa lamento. Poi un quadro di segno opposto, en plein air, trionfale, salvifico, la grande porta di Kiev, dove la promenade diventa un gigantesco carillon che guida il visitatore fino all'apoteosi, come a dirgli: visto dove ti ho portato? Il tema della promenade, per chi non sa niente di musica, è come la freccia all'interno del museo. Voi siete qui. Il segreto di questi quadri consiste nel fatto che questi quadri contengono la propria guida all'ascolto. È una musica che si presenta col libretto delle istruzioni. Vediamoli allora, questi quadri, nei limiti in cui è possibile ricostruire l'attribuzione. Gnomus, uno schizzo di Hartmann per uno schiaccianoci, statuetta di legno con fattezze umane, proprio come nel balletto di Tchaikovsky. Nessuna melodia nella musica di Mussorgsky. Solo una successione di effetti sonori, primo fra tutti l'intervallo di quarta aumentata al basso, che in musica si considera diabolica. Non importa che sappiate che cos'è, perché tanto si sente. Il visitatore si inoltra nel bosco dello gnomo con questo fiato sul collo, con questa sensazione fisica di paura,
fino alla spettacolare, velocissima uscita di scena dell'ognomo. Il vecchio castello non c'è più. Probabile che fosse il disegno che Hartmann aveva fatto nel suo taccuino durante un viaggio in Italia, perché questo è l'unico titolo in italiano. Nella Trasfigurazione di Mussorgsky, un trovatore torna al suo castello e, trovandolo abbandonato, scioglie il canto della nostalgia. La parola d'ordine è nota ribattuta. C'è una nota, un sol diesis al basso, che sentirete ripetere per tutto il quadro, come un lamento, come un lugubre rintocco di campana. Lite dei bambini che hanno finito di giocare. In francese stavolta lo scrive Mussorgsky. Dal vecchio ai bambini, dal dolore all'allegria, dal lamento al gioco. L'intervallo di terza minore non vi dice niente? Se io vi dico scemo, scemo, allora capite di che si tratta. Questo è quello che sentirete per tutto il quadro. I bambini che si prendono in giro. Bidlo, carro di buoi. Alla leggerezza dei giochi nel giardino segue la pesantezza del lavoro nei campi. Ancora un gioco di contrasti netti. Ancora una volta, il quadro di Hartmann non c'è più. Bidlo, in polacco, significa appunto bestiame, carro trainato da buoi, per l'esattezza. Hartmann probabilmente aveva ritratto la scena proprio in Polonia. Ma l'uso della lingua polacca ha probabilmente per Mussorgsky anche un significato simbolico, un'allegoria della nazione polacca schiacciata dai suoi ingombranti vicini, tra cui la Russia. La mano sinistra evoca il passo pesante e cadenzato dei buoi, mentre la destra intona un canto corale, simile ai canti di lavoro dei burlachi, i contadini che trascinavano le barche lungo i grandi fiumi russi. Segue una versione celestiale della Promenade, come per continuare su un altro piano, da una distanza siderale, un discorso interrotto, dalle stalle dei buoi alle stelle dell'arte. Balletto dei pulcini nel loro guscio. Ora, l'oggettiva goffaggine di questi costumi disegnati da Hartmann contrasta con la grazia e la freschezza della musica di Mussorgsky, che è così ben riuscita e immediata da non avere bisogno di spiegazioni.
Samuel Goldenberg und Schmuile. Il titolo stavolta è in tedesco per il brano più grottesco e caricaturale del ciclo. Ma l'indicazione di Mussorgsky è con dolore. Due ebrei polacchi, uno ricco e l'altro povero. Il nome dell'ebreo ricco è tutto un programma. Goldenberg vuol dire montagna d'oro. E gli scatti della melodia sembrano suggerire il suo voltarsi per controllare che nessuno lo stia seguendo. Stavolta l'intervallo è seconda aumentata. Anche qui non importa che sappiate esattamente che cos'è, ma è probabile che vi arrivi il colore di questa modalità Yiddish, come un profumo di Medio Oriente. Il secondo ebreo, un mendicante, è citato solo con un nomignolo, un diminutivo, Shmuile. Viene il dubbio che quello che sentiamo non sia il lamento del mendicante, ma proprio il tintinnio della moneta nel piattino, che crescendo di intensità diventa il rintocco di una campana a morto, un memento mori, ricordati che devi morire, che insegue l'avaro ovunque si volti, sovrastandolo come un destino. Il colpo di genio di Mussorgsky è proprio quello di sovrapporre le due opposte caratterizzazioni musicali, il tema scattoso dell'avaro Goldenberg e le note ripetute del balbettio di Shmuile. Goldenberg inseguito da Shmuile e Shmuile che lo supplica sempre più forte. Limoges, Les Marchés, il brano più concitato e più pianistico di una serie per lungo tempo considerata poco pianistica. Anche qui dobbiamo fidarci della musica di Mussorgsky perché il quadro di Hartmann non c'è più. Il mercato diventa il simbolo della vita, anzi della frenesia della vita. È un brano già molto veloce, segue una coda ancora più travolgente e rapinosa, che sfocia direttamente nella prima nota del brano che segue, che invece
è una rappresentazione sonora della morte. Catacombe. Tra parentesi, Mussorgsky aggiunge Sepulcrum Romanum. Riferendosi al quadro di Hartmann, Mussorgsky parla di teschi illuminati dolcemente dall'interno, quasi un effetto Halloween. Mentre il sesto quadro di Mussorgsky fonde in una sola musica due quadri di Hartmann, l'ebreo ricco e l'ebreo povero, questo ottavo quadro prende un dipinto di Hartmann, Catacombe per l'appunto, e lo scompone musicalmente in due parti. La prima è Catacombe, una musica scura, informe, come un battito cardiaco enormemente rallentato. Perché se la vita è mercato, è movimento, la morte è stasi, è la fissità di un'icona. La seconda parte, con mortuis in lingua mortua, è un'appendice di queste catacombe basata sull'eco della promenade. Il tema della promenade viene trasfigurato dalla morte, muore come tutto il resto. E poiché sappiamo dal compositore stesso che questi intermezzi, queste promenade, sono l'autoritratto di Mussorgsky, negli intermezzi si può vedere la mia stessa fisionomia, scrive Mussorgsky, ecco che qui Mussorgsky mette in scena la sua stessa morte. Oppure, come Dante, compie da vivo un viaggio nell'oltretomba per rivedere l'amico scomparso. La capanna sulle zampe di gallina. Il bozzetto di Hartmann raffigura il progetto per un orologio. Concepito come un'isba, la tipica abitazione rurale russa, l'orologio poggia su zampe di gallina, proprio come la capanna della strega Baba Yaga, figura tradizionale delle fiabe slave. La musica di Mussorgsky trasforma un oggetto di per sé innocuo e al limite kitsch, come tutti gli orologi a cucù, in un paradigma del male. Non è la capanna a ispirare Mussorgsky, ma la figura di Baba Yaga.
che nella tradizione popolare era una strega di particolare ferocia. E Mussorgsky usa proprio la parola italiana feroce come indicazione per il pianista. Baba Yaga si cibava delle ossa delle sue vittime dopo averle schiacciate in un mortaio con un pestello. Questo spiega l'uso percussivo del pianoforte. Qui la parola d'ordine è semitono e pausa. Il semitono è l'intervallo della paura, anche se non soprattutto nelle colonne sonore dei film. Nan, 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 nan. Qualcosa che si avvicina creando un'attesa mista a sgomento. La pausa è l'assenza di suono e determina a sua volta attesa e sgomento, così come l'assenza di luce determina la paura del buio. Al centro del brano sentirete perfino il visitatore che batte i denti per la paura. Le terribili ottave di Baba Yaga sfociano direttamente nell'ultimo brano, La grande porta di Kiev, un progetto mai realizzato che Hartmann considerava il suo lavoro migliore, e anche questo è un segno del destino. Era destino, cioè, che questi quadri fossero completati, realizzati compiutamente e immortalati dalla musica di Mussorgsky. Attraverso l'arco di trionfo Mussorgsky fa passare una grandiosa processione e verso la fine risuscita il tema della promenade che avevamo sentito morire in con mortuis, in lingua mortua. Lo scampanio pasquale di questo ultimo quadro è il trionfo della fede e della vita, dopo lo scandalo provocato dall'irruzione della morte nella tela degli affetti e delle amicizie. Thank you.
L'obiezione più forte a tutto questo ragionamento viene niente meno che da Leonard Bernstein. Noi pensiamo a quell'immagine, a quel quadro, solo perché il compositore ce lo dice. L'immagine non fa parte della musica, è un extra, un di più, come la senape sull'hot dog. L'obiezione è particolarmente autorevole, perché Bernstein è stato non solo il musicista più completo del Novecento, direttore d'orchestra, compositore, pianista, jazzista, ma è stato anche un fenomenale divulgatore. Le sue lezioni di musica hanno fatto epoca e hanno fatto scuola. La grande porta di Kiev potrebbe essere il fiume Mississippi che scorre attraverso l'America, dice Bernstein. Basta cambiare il titolo e il gioco è fatto. Proviamo allora. Il quarto quadro della serie, intitolato Bidlo, è propriamente un carro di buoi polacco. Ma al russo Mussorgsky la fatica del trascinamento avrà senz'altro ricordato un altro quadro molto più famoso di quello stesso pittore che firma il ritratto di Mussorgsky da cui siamo partiti. Il pittore si chiama Ilya Riepin, il quadro si chiama Battellieri del Volga e la musica funziona perfettamente sia con Bidlo, il quadro di Hartmann che non c'è più, che con Battellieri del Volga, sia col lavoro della terra che con quest'altro mestiere legato all'acqua, al fiume. Già che ci siamo, mettiamoci anche un quadro italiano, L'Alzaia di Telemaco Signorini, uno dei macchiaioli, quindi un pittore vicinissimo ai temi contadini, al carro trainato dai buoi. Morale. La musica, alla fine, significa soltanto se stessa. Non è un caso che il più grande pittore teorico dell'astrattismo, Vassili Kandinsky, nel 1928 abbia messo in scena i quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Solo che l'idea di Kandinsky non era quella di illustrare la musica, quanto quella di tradurre in immagini le proprie emozioni di ascoltatore. Fatelo anche voi, se volete. Fatevi i vostri quadri di un'esposizione. Sono sicuro che anche Bernstein approverebbe. Secondo me è stata davvero una fantastica mattinata perché questo concerto ci ha veramente aperto gli occhi su quello che è il mondo della musica e magari a noi era un po' sconosciuto, è piaciuto molto. Beh, a me ascoltare questa musica, questo concerto, questa suite ha fatto viaggiare col pensiero e quindi entusiasmante, come se fosse un viaggio, direi. Questo è stato un ottimo modo per far conoscere ai giovani la musica. Sarebbe bello anche che, magari visto che abitiamo a Venezia, ci fossero molte altre conferenze come questa e che soprattutto magari le scuole facessero partecipare gli studenti, anche se magari questi non fanno una scuola musicale, anche se fanno una qualunque scuola dove la musica magari neanche è insegnata come materia. E così magari i giovani si interesserebbero anche a suonare qualche strumento per conto loro e magari potrebbe anche piacergli molto. Io penso che uno degli approcci migliori che i giovani possono avere con la musica sia dato principalmente dalla scuola. Io sin dalle elementari sono sempre stata portata a teatro dalle insegnanti e ad ascoltare concerti, a vedere spettacoli, che comunque anche gli spettacoli hanno una parte musicale. E sinceramente penso che gran parte dell'avvicinamento alla musica classica sia dato dalla scuola, però una parte deve essere data anche dalle famiglie, perché la scuola non può prendersi carico sempre di tutto. Con questi incontri, insomma, mi sono di più avvicinata alla musica. Non avrei mai pensato di poter venire qua ad ascoltare ad esempio Chopin o Schumann, anche perché noi cresciamo con l'idea che la musica classica viene associata alla noia e quindi non abbiamo voglia di provare a metterci, ascoltarci così tanto per diletto. Quindi secondo me è stata una bella opportunità questa di poter venire ad ascoltare questo genere di musica.
E perché secondo te qualcuno pensa che la musica classica o musica d'arte cosiddetta sia noiosa? Non lo so sinceramente, perché io sono sempre cresciuta con questa idea che se dici musica classica intendi noia, però non so sinceramente a cosa sia partita questa idea. So semplicemente che se parli con ad esempio ragazzi della 15 anni musica classica, ah no che noia, ti rispondono senza averla mai ascoltata. Anche io magari non sono mai stata invogliata ad ascoltare, proprio perché ho sempre pensato che fosse noiosa senza aver mai provato ad ascoltarlo, a capirla o a farmi un minimo di cultura in merito. Certo è che bisogna che gliela facciamo conoscere questa musica, perché se i giovani non la conoscono, per loro semplicemente non esiste. Sono molto contenta di essere stata invitata a queste conferenze associate alla musica, perché mi hanno aperto uno spiraglio diverso, un'ottica diversa. I think everybody likes music, but they think it's boring, classical music, so because they don't know it, because if they knew it they would learn that it is not boring at all, but maybe it's it is for sure less easy to access than pop or rock or the mainstream music, which works with very easy things, and classical music is a little bit more complicated. And what do you think about possible ways to let them to know classical music? Yeah, this, for this example, way, this yes. Concept. Come giudichi il rapporto dei giovani con la musica oggi? Devo dire purtroppo che con rammarico il rapporto sta diventando sempre più affievolito e sempre più rado. I miei ricordi di quando ero studente in conservatorio erano ricordi di concerti con tutto esaurito ad ogni evento, che fosse il quartetto, il trio, il sestetto, insomma. Quello che poi è diventata anche il sistema scolastico italiano latita o comunque fa fatica sotto l'aspetto dell'educazione alla musica classica in senso stretto. Il professor Zatarin ha usato spesso degli esempi che potevano servire da tramite per avvicinare i ragazzi alla musica, passando anche attraverso altre materie, per esempio ha avvicinato al romanticismo, per esempio, oppure ha parlato di romanticismo paragonandolo al caffè. E io personalmente ho usato a mia volta gli spunti del professor Zatarin per spiegare il romanticismo, per esempio, a scuola. Per esempio, quando parli a un ragazzo e dici guardate che il romanticismo è più caffè che zucchero, loro subito si mettono attenti. Beh, io trovo che questa possibilità di farli entrare a teatro gratis sia già molto, e entrare nelle scuole è molto, e voi secondo me state facendo già molto. Se noi, anziché portare la musica dentro le scuole, portiamo i ragazzi dentro il teatro, facciamo una, secondo me, un'opera che ha una duplice valenza. Primo, facciamo conoscere la musica in un contesto dove la musica può essere eseguita al meglio dal punto di vista tecnico, no? A parte la qualità dell'interprete, naturalmente, quindi con uno strumento di qualità, un'acustica di qualità, in un ambiente adeguato. E dopo avviciniamo i ragazzi al teatro, e qui abbiamo la Fenice, quindi un teatro tra i più belli al mondo e che ha un grandissimo prestigio, una grandissima tradizione, e gli facciamo vedere che quello che si fa in teatro è quel posto dove ci vanno
tra virgolette, i vecchi, che non è un posto dove si celebrano riti di persone annoiate che hanno un sacco di soldi e non sanno come spendere il tempo, ma è un teatro dove si celebra, si rappresenta, diciamo, non so, pezzi importanti della cultura letteraria e musicale che sono parte fondamentale della nostra civiltà. Quali prospettive intravede per il futuro di questa iniziativa della Società Veneziana dei Concerti, dedicata ai giovani? Per Venezia l'iniziativa della Società Veneziana Concerti è importantissima in quanto apre un orizzonte di possibilità per consentire a dei giovani che magari nella loro vita ordinaria non hanno l'opportunità di venire ad ascoltare la musica di qualità, di sentirla direttamente. Ma la scuola non ha gli strumenti per fare formazione musicale, quindi questa iniziativa maturata all'interno della Società Veneziana Concerti in collaborazione con la Fenice, con l'assessorato che dirigo, diventa un'occasione importante, direi la prima di una serie che si dovrà andare a costruire. Cosa pensa di poter fare il suo assessorato per sostenere questa iniziativa e iniziative di questo tipo? Costruire dei programmi nei quali si ascolta la musica importante, la si spiega, si crea, si genera il desiderio anche di stare in questi luoghi sacri, perché la Fenice è un luogo sacro della musica. Ecco, tutto questo crea un percorso di civiltà, però bisogna applicarsi, diciamo, anche a livello della nostra città, perché la nostra città non può continuare ad essere una capitale, una delle capitali mondiali della musica e della cultura, se non ha un sostrato culturale fatto di cittadini attivi che poi determinano le precondizioni perché questo possa avvenire. Dottor Messini, pensa che questo ciclo sia una modalità che funziona bene coi tempi che corrono per avvicinare i giovani alla musica classica? No, mi pare un ciclo bellissimo così come è formulato. C'è una sezione introduttiva musicologica che spiega i caratteri del brano, oggi in particolare in quadro di un'esposizione di Mussorgsky. C'è un rapporto con i migliori docenti attivi, italiani attivi in questo momento, penso per esempio a Filippo Gamba che è un grande musicista, e c'è soprattutto la presenza di un pubblico estremamente numeroso, qui la sala è completamente esaurita e mi pare che gli interessi dei giovani siano sollecitati con molta autorevolezza. È un ciclo nuovo per la Società Veneziana di Concerti, che è anche un aggiornamento su quelle che sono le esigenze conoscitive di oggi e del nostro tempo. Quello che considero sempre un assioma è cultura e giovani. Senza cultura e senza giovani non c'è futuro per il paese. Quindi quello che si può fare e si deve fare, perché deve essere considerata non sotto l'aspetto di un mecenatismo questo intervento, ma quasi di dovere cerchiamo di operare per quello che ci è consentito nell'aiuto in queste situazioni. Noi come Fondazione Teatro Fenice, in collaborazione con altre istituzioni cittadine, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Benedetto Marcello, la Società Veneziana dei Concerti, eccetera, cerchiamo di fornire ai giovani, agli studenti, un tipo di elemento base per poter accedere appunto alla conoscenza della musica in senso molto lato. La musica dal vivo è una grande emozione, e la musica dal vivo trasmette un qualche cosa
che non sempre la televisione, la radio, i dischi riescono a dare, anche se ad esempio i ragazzi più abituati evidentemente a seguire musiche rock, pop, eccetera, questo tipo di musiche non hanno un accesso così quotidiano, ma quando vengono decentemente preparati, quando vengono messi a contatto, per loro l'esperienza diventa un'esperienza fondamentale per il loro accrescimento culturale. Oggi come oggi possiamo dire, senza essere smentiti, credo che la frequentazione della musica, tra virgolette, colta, classica, chiamiamola come volete, e la frequentazione del teatro sia ancora molto minoritaria. E il ruolo delle famiglie per me è insostituibile, insomma. Altrettanto insostituibile è quello delle scuole. E sappiamo che la musica, la cultura della musica è una Cenerentola nell'ambito dei programmi scolastici, penso che non si offenda nessuno, penso se ne rendano conto sia i ragazzi sia i docenti. Quindi senza famiglia, senza scuola non si va lontano. Noi abbiamo fatto qualcosa, ma è un granello di sabbia. Speriamo che, o un seme, diciamo, preferisco dire forse un seme, perché da un seme forse potrebbe nascere qualcosa, più che un granello di sabbia. Speriamo che nasca qualcosa.